Sono rimasto sempre stupito nel corso della mia vita dal numero di persone che hanno paura del fallimento. Una paura così forte, così incombente, che li imbriglia a tal punto da non avere il coraggio di agire. In generale, potremmo tranquillamente dire che la paura del fallimento si è tradotta all'interno del videogioco nel dispiacere di incombere in un game over. Ed è probabilmente per questa motivazione che nel corso degli ultimi anni sempre più videogiochi hanno abbandonato la politica del game over, all'infuori di quei videogiochi che puntano esattamente sul significato di sfida, per andare incontro ad un'esperienza di gioco più lineare, senza intoppi, che permette al giocatore di non morire mai, di procedere avendo la sensazione di vincere sempre. Io personalmente ho sempre apprezzato i videogiochi che hanno il game over. E anche quei videogiochi che sono tipicamente lineari tendo ad aumentare il livello di difficoltà. Questo perché voglio una sfida, perché non ho paura del fallimento, perché reputo che il fallimento sia importante all'interno della vita di una persona. Perché sono i fallimenti che abbiamo che non servono per buttarci a terra, ma servono per farci imparare a rialzarci. Ho sempre avuto grande soddisfazione nel continuare a giocare dopo ogni game over. Così come a continuare a vivere dopo ogni fallimento. E reputo che questa cosa all'interno di YouTube si possa tradurre tranquillamente con il concetto del like e del dislike. Non so onestamente per quale motivazione, ma credo che al giorno d'oggi ci sia una paura, veramente esagerata nei confronti dei dislike. Io credo che sulle piattaforme pubbliche, sulle piattaforme social, il like e il dislike siano uno strumento in mano al pubblico. Esattamente come allo stadio. Sono degli strumenti in mano al pubblico, gli applausi ed i fischi. Nel momento in cui il calciatore gioca bene e fa gol, viene applaudito. Nel momento in cui sbaglia magari un gol a porta vuota, magari viene fischiato. Perché avrebbero voluto che tale giocatore segnasse, ma non ha segnato. Sono fischi dunque di affetto, che dovrebbero incentivare il calciatore a migliorare nella volta successiva. E questa è la stessa cosa che credo per YouTube e per il mio canale. Volevo per questa motivazione ringraziare tutti voi per il supporto e per le critiche, per i like e per i dislike, per essere una community fantastica che non si limita ad idolatrare l'influencer, ma è anzi parte attiva, parte integrante. Sono abbastanza sicuro che diverse persone entrano nei miei video per leggere i vostri commenti, che sono a tutti gli effetti metà del video stesso. È come se fosse una sorta di forum in cui il mio video e l'opinione dalla quale parte lo spunto di riflessione, che poi si va a sviluppare nei commenti grazie ai vostri commenti, tutti preziosi. Ognuno di voi è parte del canale, una community fantastica. Non avrei mai potuto chiedere di meglio. Chi ascolta con attenzione ed interviene in maniera attiva, cercando di rendermi sempre uno YouTuber, ma soprattutto una persona migliore. E di questo vi ringrazio. Vi auguro dunque un buon Natale a voi e a tutti i vostri cari. E vi do chiaramente appuntamento al prossimo video, più forti che mai.